ci sono stati momenti della mia vita, come nella vita di qualsiasi persona di voi, insomma, ognuno ha il suo lavoro, ognuno ha gli alti e bassi, ognuno ha i momenti anche proprio interiori in cui pensa di poter fare una cosa in un determinato posto, in cui altri momenti in cui pensa di poter cambiare e fare altre scelte. Ci sono stati momenti in cui sono stato più indirizzato verso la possibilità di fare questo grande passo, perché per me si sarebbe trattato di un passo gigante, soprattutto per quello che avrei lasciato, però insomma è andata così. Io poi di base, di indole, sono uno a cui sarebbe piaciuto tantissimo viaggiare, girare, conoscere un milione di persone, imparare altre lingue bene, veramente vivere per una volta. Parla un ottimo inglese, eh? Io l'ho intervistato, mi ha dato due risposte in inglese, non volevo più stare, ma posso dire che parla un ottimo inglese. No, vai avanti. Però migliorarlo, impararne altre, impararne veramente, insomma, e provare anche a vivere, perché no, lontano da mamma e papà o dagli amici d'infanzia, provare a staccarsi un pochino e a tagliare questo. Ma io per questo te lo dicevo, per queste sue caratteristiche anche umane, io che ho conosciuto bene nella mia carriera, ovviamente Lampard e Gerrard, due straordinari giocatori, uno avrebbe potuto sicuramente giocare nel Barcellona, nel Real Madrid, in qualsiasi altra squadra, l'altro non poteva uscire da Liverpool, non solo dall'Inghilterra, non doveva uscire da Liverpool, cioè Gerrard sicuramente era uno che doveva rimanere lì. Lampard avrebbe potuto giocare, adesso vedremo se andrà davvero in America, ma in qualsiasi altro campionato per mentalità. Ecco perché dicevo che lui potrebbe giocare. Avrebbe potuto giocare in qualsiasi campionato per la mentalità, per come è fatto come uomo. I calciatori lo sanno tutti, era facile. Mamma mia. Senti Letizia, ma la città